Welcome to In Bed with Natasha, ovvero facciamo in italiano oggi. Benvenuti a letto con In Bed with Natasha. Ho letto con Natasha, ho letto con Massimo e Nicola. Di quattro mani, però ne abbiamo più di quattro mani oggi qua. Senti, siete venuti a trovarmi, grazie tanto perché so che siete sotto pressione. Siamo qua a Alta Roma che hanno la sfilata domani, quindi c'è ancora da lavorare. Siamo impegnati con il film. Come sta andando? Ma molto bene, direi. Sì, molto bene. Non siete troppo stressati? No, direi di no. Siamo abbastanza stanchi, potete rilassarvi un attimo. Questo letto è comodissimo. Non è male, io mi sento però un po' che ho il posto un po' più comodo. Volete un po' più stringervi? No, siamo comodissimi. Sono comodissimi. Senti, raccontami un po' di cosa possiamo aspettarci da voi. Una follia. Scherzo. Allora, nostra collezione, come sempre, parte da una base di colore. Quindi il colore è la base di tutto, la sperimentazione materica, sì. Quindi le giusta posizioni di tessuti, sì, naturali, comunque semplici, a tessuti tecnologici o plastici. Sì. Quindi abbiamo sempre questo gioco di materiali e materie che si sovrappongono e si mixano tra di loro. In più, sembra molto interessante già. Non mi sembra una cosa che dovrei abitualmente vedere a Roma, per esempio. Noi abbiamo deciso, quando abbiamo intrapreso il nostro progetto, sì, comune, quindi Quattro Mani, la nostra collaborazione, sì, proprio di cercare di trovare qualcosa di nuovo nei materiali, quindi proprio questo è la base, poi da lì il colore, poi da lì le forme, poi la stampa, perché noi, sì, giochiamo con questa stampa un po' fun, un po' divertente, che gira un po' su tutta la collezione, lo vedrai. Ok, vabbè, vedrò. Però intanto forse loro pure vedranno anche la sfilata prima, sì, che si parlerà su questa intervista, però cioè, mi interessa un po' capire voi come siete arrivati ad essere Quattro Mani, il vostro percorso, come vi siete conosciuti. Il nostro percorso inizia 10 anni fa, circa 10-11 anni fa, quando abbiamo intrapreso gli studi alla scuola di moda, eravamo compagni di corso e da lì abbiamo fatto tutto il corso insieme, eravamo gli unici due maschi. Ma dai, poi, veramente? Sì, complici! E quindi ci siamo ritrovati ad essere da subito complici, per cui anche dopo gli studi abbiamo fatto lo stage insieme dalle Copenne a Bologna. Sì, però siete sempre andati d'accordo? Sì, è particolare, proprio dall'inizio sapevate, esatto, che ci nonostante fosse le nostre divergenze, differenze, perché sì, siamo comunque fondamentalmente siamo molto come persone anche come. Però diciamo che questa è una grande forza perché tutto nasce dal compromesso. Certo, ecco, è interessante questo. Gli squilibri che erano un equilibrio. Esatto. Beh, fine. Si dice che non si impara niente di nuovo sulle cose che c'è, devi essere sempre challenge, diciamo, in inglese, comunque, esatto, da una persona diversa all'altra, certo, quindi sicuramente, certo, questa collaborazione, certo, è interessante. Certo, perché due persone uguali non si completerebbero, invece il nostro brand è fondato proprio sulla collaborazione. Però mi piace questa cosa. È fondamentale per noi. Bello che sapevate dove già. Dove arriva uno completa l'altro e quindi è molto interessante da questo punto di vista la collaborazione proprio. Certo, quindi dopo le Copan. Dopo le Copan uno ha preso la sua strada, anche un po' indecisi sul da farsi, quindi io ho iniziato a lavorare in proprio, lui ha iniziato a lavorare per conto suo, però comunque c'era sempre bisogno di un consiglio e quindi la prima persona a cercare era per me lui e per lui me. E quindi alla fine abbiamo sentito proprio il bisogno di unire queste energie. Sì. Ci siamo ritrovati tra l'altro dopo nello stesso istituto dove abbiamo studiato come insegnanti. Ma dai, nel senso, veramente non vale. Deve stare lontani. Ce la possiamo fare. Mi sento quasi colpevole di starmi in mezzo, esatto, adesso. Per cui da lì, cioè, alla fine abbiamo anche utilizzato i locali dell'istituto proprio per come culla del nostro brand, quindi ci siamo trattenuti magari dopo le lezioni, abbiamo coinvolto le nostre allieve nel nostro progetto e da lì pian piano siamo
venuti su con il progetto vero e proprio. Comunque per me è interessante stare qua a Roma e vedere quanti giovani che comunque stanno provando a emergere sulla moda. In questo momento io trovo anche sulla moda che sta cambiando qualcosa, che sembra che ci sia un po' più spazio per una voce più giovane, un stilista emergente, perché diciamo che l'Italia non è stato necessariamente il posto più facile per un giovane stilista o un giovane marchio venire fuori a vedere. Assolutamente. Quindi voi avete avuto per esempio un finanziatore privato, come nel no, senso? No, assolutamente, noi siamo autofinanziati. Wow! Facciamo tutto, sì, con le nostre forze, a partire dal campionario, che è proprio sia per una necessità finanziaria sia per una necessità, perché siamo materici, abbiamo bisogno proprio di far nascere ogni capo, ogni progetto dalle nostre mani, per cui anche a livello di campionario il primo pezzo deve essere comunque prototipo, comunque prodotto, ci lavoriamo noi. Però dovete credere veramente una vostra estetica forte per andare avanti comunque con questo percorso. L'energia, forse è proprio l'amore per questo lavoro, sì, perché sì, ci ha sempre affascinato. Qua è nato in noi il, sì, bisogno di esprimerci con gli abiti, con la moda. Cosa pensate degli altri brand emergenti, giovani, adesso, oggi in Italia? Guarda, ti dirò, noi proprio come, tra virgolette, politica del brand, sì, sì, tendiamo a collaborare con altri brand giovani, tant'è che per la nostra collezione che sfilerà domani, le scarpe le ho fatte in collaborazione col marchio 37, sì, che è una giovane designer, sì, Eleonora Moccia, cui abbiamo collaborato per le calzature, sì, e i gioielli sono di Giuliana Mancini di, okay, Bonafaccia, che anche lì è nata una collaborazione già dalla precedente collezione, e abbiamo voluto continuare su questa linea anche perché il confrontarsi con altri brand, altre realtà, anche altri prodotti rispetto a quello che noi materialmente, sì, realizziamo, ci aiuta, ci dà nuovi stimoli. È stimolante, stimola la crescita. E alla fine abbiamo creato una grande famiglia, quattro mani anche quello. Quindi tipo il concept, sì, è più mani, sì, più è un collabora. Brand fondato sulla collaborazione, già a partire già dal nome, quattro mani sono 2+2. E poi anche una fusione tra i due nomi, lui è Massimo e io Nicola, quindi le prime due iniziali formano la parola mani. Sì, è vero. Ah, è vero, non ci ho pensato. da qualsiasi parte lo si guardi, è collaborazione a tutto tondo. Senti, Roma sulla mappa della moda, dov'è in questo momento come città? Come per voi cosa vuol dire sfilare ad Alta Roma, ad essere presenti? Cioè, nel senso, per noi, comunque, Roma a prescindere è come una seconda casa. Sì. E comunque la nostra famiglia allargata è qua. Sì. Tutte le persone con cui lavoriamo e collaboriamo stanno qua, quindi per noi è come stare a casa. Quindi ci fa ancora più piacere stare qui. Sì. Sfilare. Poi comunque una città molto forte dal punto di vista anche dell'ispirazione culturale. Per cui è nato, è tutto molto qua, interessante. È nato noi tutto, sì, qua, per voi è tutto qua, è nato. Sì, sì, più o meno. Quindi, sì. Alla fine stare a casa. Quindi non vi vedete domani sfilare a Milano? No, ci vediamo, se sfilare a Milano, ma noi diciamo che siamo aperti a varie situazioni, dovunque, nel senso che comunque siamo ciò che è nuovo, di poter essere di nuovo qui. Sì, sì, però tutto ciò che si propone di nuovo e di stimolante è sempre accrescitivo e quindi crea un dinamismo che comunque è sempre interessante nella moda. Sì, probabilmente che non diventi statico. Quello che probabilmente sto provando ad arrivare a dire, che per esempio mi parlavano di voler fare tipo un network tra Roma, Milano. Milano è più istituzionale, nel senso, pensate che una città come Roma, Firenze danno più spazio a brand giovani, o è Milano più chiuso forse? Può di sicuro essere. Sì, sì, poi comunque Roma negli ultimi questo anni si è riscoperta anche come manifestazione, Wizard Next, che noi abbiamo partecipato, comunque la continua collaborazione con i brand che sono nati tra virgolette qua. Certo. Aiuta comunque anche la città di Roma a diventare magari un nuovo punto di incontro, magari per una moda più giovane. Certo. Magari certo, non si riesce a vedere a Milano, non si riesce magari a vedere a Parigi. Potrebbe essere un nuovo punto di incontro interessante, ecco, questo, ecco, se non altro creare un parallelo anche
Quanto, l'ultima domanda, quanto è importante la musica quando sfilate sulla collezione? Perché quando io vado alle sfilate, siccome io poi ho un background di musica, ascolto sempre tutti i pezzi e mi domando un po' a volte l'ispirazione da dove arriva. Siete voi che lo scegliete? Avete una persona con cui collabora con voi? Sì. Quattro mani ovviamente collabora, quindi non ne può fare a me. È sempre il confronto con i nostri collaboratori che ci aiuta comunque anche a scegliere la colonna sonora che poi farà da base al nostro show. Però non è comunque che sei lì, c'è quella canzone che devo mettere. No. Ovviamente c'è un'idea di base da cui partire, poi crei la storia. Ok, allora io sono pronta per domani. Grazie tantissimo che siete venuti qua a letto con me oggi. E ci vediamo per la sfilata domani allora. Perfetto, grazie. Grazie. Bye, thank you. Ciao.